Ragazzi, sono veramente euforico. No, scusate, ho sbagliato intro. Buon salve, bentornati su No Mamma Ammazzo. Ragazzi, siamo di fronte a un avvenimento che potrebbe, lo spero, me lo auguro, far parte della storia del fumetto italiano. Mi riferisco allo speciale 2020 dedicato a Samuel Stern per un anno di vita di questo personaggio, di questa testata targata Bugs Comics Edizioni. Io gli auguro tanti, tanti, tanti altri anni di pubblicazione e gli auguro anche tanti altri anni di speciale. Perché dico che si fa la storia con questo albo che ho tra le mani, albo speciale di 128 pagine contro le 98 consuete dal valore di 5,50 euro. Che figura come supplemento a Samuel Stern numero 1. Perché lo dico? Perché se Samuel Stern avrà il successo che ha avuto l'altro combattente dell'incubo del Regno Unito, che è Dylan Dog, quello di Casa Bonelli, questo speciale tra qualche anno potrebbe valere un sacco di soldi. Quindi io vi consiglio caldamente, se siete collezionisti, se non avete mai letto Samuel Stern, di cominciare magari leggendolo da qui, comprate questo numero perché tra qualche anno mi ringrazierete. Io ho già parlato di questo numero in anteprima, ben 2 giorni prima dell'uscita, che è stata l'8 ottobre, io ne ho parlato il 6 ottobre, grazie ringrazierò sempre Luca DJ, ne ho parlato con Luca DJ sul suo canale, dove per l'occasione ha ospitato e intervistato niente po' di meno che i due autori, i due padri di Samuel Stern, ovvero Massimiliano Filadoro e Gianmarco Fumasoli, che ringrazio anche in questo mio video targato No Mamma Ammazzo, ringrazio di aver partecipato, ringrazio di aver conosciuto anche grazie a Luca DJ nell'ultima live. Dato che ormai è uscito da qualche giorno e ne ho già parlato in anteprima, quindi non spoiler, in questo video mi concentrerò su fare un piccolo riassunto di quello che contiene questo albo facendo qualche spoiler. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano Samuel Stern, l'occulto, il paranormale e le possessioni demoniache, cioè o meglio che amano l'esorcismo e le possessioni demoniache, spero, e di commentare qui sotto con tutto quello che ne pensate di questo fantastico albo, di questa fantastica saga che ci accompagna da ormai un anno e della Bugs Comics in generale. Magari scrivete anche qui sotto qualche differenza tra Samuel e Dylan che io non ho notato, non so, scrivete, sbizzarritevi. Vi ricordo anche di iscrivervi agli altri miei social, in particolare Instagram, dove potete rimanere aggiornati su tutto quello che faccio sugli altri social che sono principalmente YouTube e anche il sito Viola. Quindi ecco, questo trittico, questo No Mamma Ammazzo Shared Universe, dove potete rimanere aggiornati su tutto quello che faccio. Su Instagram approfitto anche per fare qualche mini video di 3 minuti in cui mi dedico magari alle tavole piuttosto che alle storie. Qua invece ci dedichiamo più che altro alle storie dei fumetti. Questo fantastico speciale, lo vedete già da voi, contiene anche il numero 0, che però non è una storia a fumetti, è una specie di Bibbia che parla appunto delle origini del personaggio. Questo serve appunto per tutti gli scrittori, gli sceneggiatori, ma anche i fumettisti, i disegnatori che poi andranno a mettere le mani su questo personaggio, serve per avere delle basi solide che non devono essere stravolte, altrimenti si snaturerebbe il personaggio. Quindi il numero 0 contiene, diciamo, l'origine del Samuel Sternverso, dello Sternoverso. Non lo so, decidete magari qui sotto nei commenti come chiamarlo. Oltre appunto al numero 0, che è stato lanciato nel marzo 2019, se non sbaglio, contiene anche ben 3 storie. Tutte queste storie sono contenute da una quarta storia, appunto, che fa da contenitore. In questa quarta storia mi è piaciuto tantissimo che Samuel Stern sfondi la quarta parete, quindi si rivolga direttamente al lettore, è una cosa molto carina. Dal punto di vista del disegno è un Samuel Stern un po' stempiato rispetto al solito, però probabilmente è proprio perché è un'introduzione. Notate che in queste storie hanno Samuel e Duncan, in primis, hanno sempre un aspetto un po' diverso perché si stava ancora
cercando di definire l'aspetto dei personaggi definitivo. Quindi magari vediamo Samuel un po' più stempiato, un po' con i capelli un po' più scuri, vediamo un padre Duncan un po' più stempiato anche lui, un po' più capelluto, un po' più barbuto, diciamo si muovevano i primi passi. La cosa bella è anche vedere proprio come si crea un fumetto. Se siete appassionati di fumetti, se state pensando di scrivere un vostro fumetto, se vi piace vedere dietro le quinte, questo è un must have, dovete avere questo gioiellino. Vi vedete anche dei dettagli magari di cose che non vedremo mai o per tantissimo tempo, come i dettagli di come è arredata la casa di Samuel Stern, come è situata nello spazio, è davvero fatto bene. Si notano anche gli studi per i personaggi, c'è un come si dice, c'è un capitolo a sé per la storia Valerie, che è stata una delle storie più apprezzate durante quest'anno, che ricordo non è stato un anno per niente facile visto quello che è successo, per una casa editrice che ha lanciato un fumetto emergente nelle edicole italiane, quindi tanto di cappello. La cosa che mi è piaciuta, per esempio, nella prima storia, che è una storia piacevolissima, in cui Samuel Stern è nel suo pub a bersi una birra e viene avvicinato da un losco figuro che a me ha ricordato molto Ray Wise, il padre di Laura Palmer, che interpreta Satana, il diavolo. La cosa buffa è che me lo ha ricordato perché io Ray Wise lo associo appunto alla figura di Satana, perché ha interpretato Satana nel telefilm e la serie TV del 2007, magari la conosco solo io, ha avuto 3 stagioni, che si chiama Reaper, in missione per conto del diavolo. È una serie comica dove lui appunto faceva questa parte ed era sempre perennemente in giacca e cravatta, così come vediamo anche qui questo demonio in giacca e cravatta in aspetto umano, finché appunto non si arrabbia e assume le sembianze più conosciute, diciamo, del principe dei demoni. La seconda storia invece si intitola Peluche ed è una fantastica scusa per poter disegnare i protagonisti di Samuel Stern, ovvero Samuel Stern stesso, Duncan e Penny, in una versione chibi, in una versione pupazzosa, in una versione bambinosa di quello che sono. Ve lo faccio vedere velocissimamente. È una storia che mi è piaciuta tantissimo, proprio perché mi piace questo stile di disegno, mi piace quando si sperimenta. Ecco qua vediamo Penny, Samuel e da qualche parte padre Duncan. Mi piacerebbe un sacco avere il merchandising di questa versione di Samuel, Duncan e Penny. Mi piacerebbe averli qua nella libreria, spero che un giorno magari per il secondo anniversario di Samuel Stern possano fare del merchandising, anche se so che il merchandising del fumetto italiano è davvero minimo. Forse inizia un pochino adesso la Bonelli a fare qualcosa, quindi non mi aspetto molto, ma sarebbe molto carina come idea. Infine abbiamo La maledizione di Northbridge, che è nata come storia direttamente sui social, è nata sul canale di Samuel Stern, appunto, ed è appunto proprio perché è nata sui social, presumo Instagram, non è specificato, era in formato quadrato, in formato 4/3, se vogliamo dare un termine televisivo, ed è stata riadattata per il formato cartaceo, quindi una storia che è stata ripresa in mano dai disegnatori appunto per aggiustare un attimino le tavole. Devo dire, una storia molto molto bella, un racconto breve che quindi non potrebbe stare in un numero classico di Samuel Stern, ma una storia molto intensa. Vi dirò, non mi dispiacerebbe ogni tanto, oltre alla storia principale di Samuel Stern, magari una storia breve come questa, di un caso qualunque di Samuel Stern, mi piacerebbe proprio, non lo so, come epilogo. Non so se vi ricordate quei vecchi fumetti Bonelli in cui c'erano 2 storie anziché una, magari perché la storia principale finiva un po' prima. Ecco, se ogni tanto fanno una cosa del genere, non mi dispiacerebbe. La storia mi è piaciuta molto, mi è piaciuto il doppio salvataggio di anime. Devo dire che c'è in questo numero la presenza anche di una suora, oltre a padre Duncan, e non so perché, ma nella mia testa l'immaginario della suora rispetto all'esorcista stesso
mi riporta di più a una dimensione di stiamo combattendo le forze del male, c'è di mezzo il demonio, una possessione. Quindi non mi dispiacerebbe anche in futuro vedere, non spesso come la figura di padre Duncan, che è uno dei protagonisti principali, mi piacerebbe vedere anche magari una suora che collabora con padre Duncan e di conseguenza con Samuel Stern, magari per i casi un po' più, non lo so, pericolosi. Infine, vorrei parlare con voi di come all'interno di questo tomo sia spiegata appunto la genesi del fumetto stesso, di come abbiano pensato di creare un fumetto che trattasse questi temi, che trattasse di nuovo l'incubo, perché allora parliamoci chiaro, qua non lo dicono, loro non lo dicono, ma se volete lo dico io, è preponderante la presenza nelle edicole per tantissimi anni di Dylan Dog. Dylan Dog è un indagatore dell'incubo che da sempre affronta i mostri, affronta i mostri esterni che sappiamo non sempre sono quelli che hanno l'aspetto dei mostri, ma a volte il vero mostro siamo noi, eccetera, eccetera. Però affronta questi mostri che sono una metafora dell'avversità della vita. E succede anche per esempio nel telefilm Buffy. Io in un altro video sembra, perché da quanto ho visto nei commenti, sembra che io abbia quasi screditato Buffy rispetto a Dylan Dog. So benissimo che anche in Buffy c'è la stessa metafora. Buffy affronta i mostri in senso classico che sono una metafora delle tappe dell'adolescenza. E poi Angel lo fa per l'età adulta, quindi anche la differenza tra bianco-nero di Buffy e le sfumature di grigio che ci sono purtroppo nell'età adulta che affronta Angel. Chiusa parentesi. Qui si sono chiesti in Samuel Stern cosa vogliamo fare che non è già stato fatto e soprattutto come vogliamo differenziarci fondamentalmente. Cosa c'è di diverso? Qual è la differenza? La differenza è che appunto negli anni 80-90 i mostri erano quelli della società post-boom economico, e quindi c'era la differenza tra l'essere e l'avere, tra l'essere e l'apparire. Qua invece siamo nel 2020, in una società super tecnologica, super fluida, la società liquida la chiamano in questo numero. E il problema, oltre ai problemi che comunque continuano a esserci, che affronta Dylan Dog, c'è anche il problema della depersonalizzazione. Questo non me lo sto inventando, c'è proprio scritto qua dentro. Il problema della depersonalizzazione del sé. Quindi mi piace molto che affrontino in un fumetto anche una tematica psicologica. Anzi, se volete, lo sapete, io ho già fatto altri video con degli amici psicologi, potremmo anche fare un approfondimento su questa depersonalizzazione. E allora hanno ben pensato cosa c'è a livello fantasy di più depersonalizzante di qualcosa dentro di sé che non è sé, che è qualcos'altro, qualcun altro, e da qui il demone, inteso come ombra, inteso come qualcosa dentro di sé di negativo che non riusciamo a controllare, e da qui parte l'idea dell'esorcista di Samuel Stern. Quindi pare un'idea banalissima, perché pare un'idea banalissima il fatto che ci sia l'esorcista alla John Constantine che va in giro per Edimburgo a cavar fuori demoni dalle persone, però effettivamente è studiata, è approfondita e la cosa mi piace un sacco. Mi piace molto che siano partiti dalla metafora per arrivare al tema e non che l'abbiano dato dopo, perché si capisce. Da cosa si capisce? Si capisce dal fatto che nell'universo di Samuel Stern il demone nasca dalla persona. Abbiamo visto nel numero scorso come Tuchulkamor non sia nato da Alit o da Arabella, se non ricordo bene i nomi, scusate, ma sia un demone che ha scavato dall'inferno per entrare in loro. È vero, ma era un demone che era stato generato da un eresiarca etrusco, quindi un demone molto antico, che è comunque nato da una persona. Ecco, il fatto che i demoni nascano dentro di noi come se fossero dei tumori spirituali e si diffondano come dei virus spirituali è davvero affascinante. È davvero anche difficile mantenere questa linea così vicina a
alla mitologia classica della possessione demoniaca, del cattolicesimo, tutto quello che si sa anche dai film horror su cosa sono i demoni, e invece cambiarla quel tanto che basta per dare questa metafora senza mai sbagliare, perché per ora per 12 numeri hanno sempre tenuto una linea precisa e continuerà a essere altrettanto precisa, perché li hanno preparati credo fino al 24 o giù di lì. È davvero una linea narrativa efficace, quindi sono molto contento di essere salito quasi subito, perché al numero 2 sono salito sul carro di Samuel Stern. Spero di continuare a parlarne, spero di continuare a parlarne bene, e ricordatevi che anche quando ne parlerò male, dubito che lo attaccherò, perché comunque non è il mio stile, lo vedete anche nei video della concorrenza, che non amo spargere letame sulle cose che non mi piacciono, mi piace analizzare anche perché non mi sono piaciute. Un'altra cosa carina di cui hanno parlato, sempre per quanto riguarda la genesi dei personaggi, hanno parlato dei comprimari, ovvero Duncan, padre Duncan, scusate, Angus Derrileng e Penny, e di come tutti e tre rappresentano delle parti della personalità di Samuel Stern, e delle parti di personalità che si possono affrontare nei numeri che leggiamo. Per esempio, padre Duncan rappresenta lo spirito, il lato spirituale di Samuel Stern, il lato che combatte i demoni, se vogliamo. Penny invece rappresenta il lato più umano, più legato alle emozioni, perché Samuel Stern si vede che ha un impeto abbastanza caldo rispetto a padre Duncan, che comunque non è un agnellino. E poi abbiamo Angus, che rappresenta l'intelletto, la parte della conoscenza di Samuel Stern. Io ci ho anche visto le tre fasi, le tre parti della personalità di Freud, ovvero l'io, il superio e l'es, dove l'es, cioè le emozioni, la parte che spesso si nasconde, è rappresentata da Penny, che è appunto la ragazza un po' che sembra la ragazzaccia, che però lavora comunque alla mensa dei poveri, una ragazza sanguigna che vive con il cuore in mano. Poi abbiamo il superio, ovvero Angus, che rappresenta appunto l'intelletto, quello che si cerca di raggiungere, e l'io, che è un mix delle due cose, secondo me, ovvero delle emozioni e dell'intelletto, che sono appunto lo spirito. O magari per alcuni di voi il superio sarà lo spirito e l'io sarà la parte dell'intelletto, però io la vedo così, come Angus rappresenti appunto l'astrazione totale dalle emozioni, Penny sia pura emozione e padre Duncan, che rappresenta lo spirito, sia un'unione delle due cose. Ovviamente in tutto questo c'è Samuel Stern. Spero davvero che anche a voi sia piaciuto, spero che se per caso non conoscete ancora Samuel Stern, approfittate per andare ora in edicola e pigliarvi sia il numero speciale che vi introduce a questo mondo, e poi trovate in edicola anche il numero 11, l'abisso, numero davvero molto bello. Tutti gli arretrati, vabbè, li trovate sul sito. Io di solito non metto qui sotto in descrizione cose che non mi fanno entrare danaro, perché metto solo i miei link Amazon, però se volete da adesso in poi vi metto anche il sito ufficiale della Bugs Comics, così recuperate così in fretta gli arretrati. Magari poi lo metto anche sui vecchi video, così fate prima, dato che non si trovano su Amazon ancora, ve li metto così per onestà intellettuale. Bene, con questo è tutto, io ho parlato tantissimo, come faccio di solito, scusate, ora che ho parlato di Samuel Stern vado a farmi la barba. Vi prometto che se Samuel Stern arriva al secondo anniversario, al secondo speciale anniversario, il video lo farò tingendomi i capelli di rosso. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video.